risolvere la seguente equazione differenziale: y' uguale 2x meno y tutto fratto y. Questo è un esercizio tratto, il numero 4, deve essere l'esercizio numero 4, tratto da un testo d'esame assegnato nel gennaio 2015, il giorno non lo so, non me lo ricordo francamente, alla facoltà di ingegneria gestionale dell'Università La Sapienza di Roma. È uno dei due canali, il canale forse è quello un pochino più complicato. Abbiamo già risolto esercizi tratti da quel canale lì, altre volte anche altri argomenti. Questa si vede abbastanza ad occhio, cioè che è un'equazione differenziale omogenea di grado 0, infatti basterà scriverla in maniera differente. Ovviamente subito notiamo come y deve essere diversa da 0, quindi escludiamo tutti i punti che stanno lungo l'asse delle ascisse, appunto, di equazione y uguale 0. La scriviamo dividendo in due quella frazione come 2. X fratto y meno 1, ma anche come eccola qua, y' uguale 2 fratto y fratto x meno 1, che è un'equazione differenziale del tipo y' uguale f di y fratto x, che si risolve ponendo y fratto x uguale p di x, da cui y uguale a p per x, come al solito derivando quel prodotto a destra, y' uguale p' x più p. Fatto questo, mettiamolo lì, otteniamo che p' x più p risulta essere pari a ovviamente a destra 2 fratto p meno 1. Allora, portiamo p a destra. Ottenendo p'x uguale 2 fratto p meno 1 meno p. Dividiamo per x entrambi i membri, quindi non solo, attenzione, y è diverso da 0, ma anche x deve essere diverso da 0. Quindi scriviamo p' di x p' uguale 1 fratto x, che moltiplica ovviamente 2 meno p quadro, avendo fatto un banale minimo comune multiplo dalla parte destra. P diviso p1 per 2 è 2, p per meno 1 meno p per meno p e meno p quadro. Ecco la nostra equazione differenziale a variabili separabili, nella quale, attenzione, p deve essere diverso da 0 e x deve essere diverso da 0. Vediamo intanto se la nostra GDP si annulla. La nostra GDP si annulla quando il numeratore, sul numeratore si annulla quando 2? Meno P quadro è uguale a 0. Ovvero quando P quadro più P meno 2 è uguale a 0. Notiamo che questo trinomio di secondo grado si annulla. Dunque, se fate i conti, effettivamente, visto che 2 meno 1 fa 1, e 2 meno 1 fa meno 2, si può scrivere come P. Più 2 per P meno 1, ovviamente uguale a 0. Applicando banalmente la legge di denominatore del prodotto, abbiamo scoperto che le soluzioni, le radici di quelle equazioni di secondo grado in P sono rispettivamente P uguale meno 2 e P uguale 1. P uguale 1 e P uguale meno 2. Occhio, queste cose bisogna dirle, perché andando a mettere al posto di P y su x, in pratica otteniamo due rette del tipo y su x uguale meno 2 vuol dire y uguale meno 2x, y su x uguale 1 vuol dire y uguale x.
questi due potrebbero essere uno o l'altro, entrambi degli integrali singolari, delle soluzioni stazionarie. Potrebbero essere perché dobbiamo vedere se sono determinate, se si possono determinare dando a C un determinato valore. Lo vedremo dopo, trovando l'integrale generale della nostra equazione differenziale. Posto y diverso da meno 2x e y diverso da x, cioè posto p diverso da meno 2 e p intersecato con p diverso da 1, possiamo ovviamente risolvere l'equazione differenziale a variabili separabili, scrivendo p integrale di p fatto 2 meno p meno p uguale dp è uguale a, direttamente lo sappiamo, log di c modulo di x. Dice, ma perché? Scriviamolo tutti i passaggi, ma così. Per chi non ha visto i video precedenti. Fin qui ci siamo. Allora, l'integrale a sinistra è un integrale di funzioni razionali fratte con il denominatore di grado 2 e il numeratore di grado 1, quindi con il denominatore avente grado maggiore rispetto al numeratore. Ma questo qui però lo possiamo anche scrivere così. Mettiamo meno fuori. Questo meno poi lo regaleremo al membro di destra. Questa è la prima volta che ci segnato con ci segnato appartenenti reali più ovviamente il logaritmo del modulo di x, questo è un integrale immediato. Questo poi lo possiamo scrivere così. P quadro più P meno 2 abbiamo già visto, si può scomporre in P più 2 per P meno 1. Siccome questo è log posto C segnato come log di C, che è comunque una costante, log di C più log di modulo di X diventa log di C modulo di X, col meno log di C modulo di X. Risolviamo dalla parte sinistra. Si può decomporre infatti scrivendo A, stiamo risolvendo l'integrale a sinistra, A fratto P più 2, più B fratto P meno 1 è uguale sicuramente a P fratto P più 2 più 1. Utilizzando il metodo dei limiti, metodo molto veloce, altrimenti potete fare col sistema, si trova molto facilmente che A è il limite per P tendente a meno 2 di P fratto P meno 1, così come B è pari al limite per P tendente ad 1 di P fratto P più 2. Quindi troviamo subito che A è meno 2 fratto meno 2 meno 1 che è meno 3, quindi troviamo subito che A è 2 terzi, mentre B è 1 fratto 1 più 2, 1 terzo. Quindi otteniamo un due terzi fratto P più 2 più un terzo fratto P meno 1. Come già sappiamo, sono due integrali immediati del tipo 1 fatto f per f primo, che le cui primitive in entrambi i casi sono 2 terzi log del modulo di P più 2 più un terzo log del modulo di P meno 1.
Tutto questo possiamo porlo uguale meno log di c modulo di x, eliminando il modulo, è log di c fratto x, perché sarebbe log di c per x alla meno 1, quindi a sua volta, se raccolgo un 2 terzi è fattore comune a sinistra, ottengo 2 terzi log del modulo di p più 2 fratto log del modulo di p più 2, facciamolo, un terzo diviso 2 terzi ovviamente è un no? Perché se la colgo 2 terzi ottengo un mezzo. Eliminerò poi i moduli, posso eliminarli ovviamente. Moltiplico per 3 mezzi e ho che questo lo scrivo come log di radice di p meno 1. Questo diventa log di p più 2. Chiedo scusa, è un più. Quindi log di a più log di b e log di a per b. Prima di farlo però scrivo log di p più 2 più log di radice p meno 1 uguale 3 mezzi. Log di c su x. Da cui log di p più 2 che moltiplica radice di p meno 1 uguale a, questo lo potrei scrivere come un 3 mezzi log di c su x, o anche come un log di c su x elevato alla 3 mezzi, no? Quindi come log di c alla 3 mezzi fratto radice quadrata di x al cubo, volendo. Come l'argomento di c su x è elevato alla 3 mezzi, vuol dire scrivere log di radice quadrata di c su x al cubo. Eguagliando i due argomenti, si ottiene che p più 2 è radice di p meno 1, eccolo qua. Che ovviamente lasceremo così perché è una soluzione che si può esprimere in forma implicita, viene male francamente esplicitarlo, si potrebbe anche farlo volendo, quindi si potrebbe per esempio decidere di elevare al quadrato da una parte all'altra, volendo potremmo farlo, quindi scrivere, ovviamente lo scopo è tornare a p uguale y su x, potremmo porre c cubo uguale a c con 1, visto che comunque parliamo sempre di costanti, e si potrebbe lasciare così, tenendo conto che a questo punto dovremmo vedere, notiamo subito una cosa, che da quello che si vede qui, senza ritornare a y su x, il valore p uguale meno 2, no? Che in pratica ci porta all'annullamento del membro di sinistra, si ottiene per c uguale 0, quindi, e questo vale anche per p uguale 1. Notiamo quindi che per c uguale 0 otteniamo proprio
per c uguale 0 otteniamo che p è uguale a meno 2, così come per c uguale 0 otteniamo che p è uguale a 1, ovviamente il posto x diverso da 0. Quindi, siccome p uguale 1 e p uguale meno 2 li otteniamo in corrispondenza del valore c uguale 0, questi qui non si possono considerare integrali singolari, ma sono solamente integrali particolari. Lascerei così, scrivendo quindi, per esempio, moltiplicherei p quadro per p e p cubo, 4p per p e 4p quadro, 4 per p e 4p, poi scriverei un meno p quadro, meno 4p, meno 4 uguale c cubo, su x cubo, in definitiva otteniamo un p al cubo più 3p al quadrato, -4p e meno 4p se ne vanno, meno 4. Ci rendiamo conto subito che quel polinomio, quel trinomio di terzo grado a sinistra, si può scomporre con la regola di Ruffini. Quando p è 1 viene proprio un 4 meno 4, 0. Scriviamo 1, 3, coefficiente di p quadro, 0, 1 di p e meno 4. Praticamente si compone in p meno 1, ovviamente per questo è ovvio. E quindi direi di lasciarlo così, se volete, direi di scriverlo così, quindi y o anche così. Ovviamente stavo facendo una cosa stupida, stiamo tornando ovviamente alla scomposizione di prima. Dove al posto di P ho messo Y su X, e a questo punto direi che, volendo, o lo si lascia così, oppure si fa lo sviluppo, insomma. Vedete voi, questo qui comunque si potrebbe tranquillamente lasciarlo così, oppure anche, ripeto, se volete scrivere questo come y in questo modo, e poi ovviamente moltiplicare, per esempio, per fare così, visto che questo è un y più 2x al quadrato, fatto x quadro, moltiplicare per x, poi scrivere y più 2x al quadrato, potrebbe anche fare così, insomma. E quindi moltiplicare per x cubo da una parte all'altra, x diverso da 0, quindi arrivare qui. E a questo punto lasciare così.